Cantina Caleffi è immersa in una lingua di terra tra Mantova e Cremona. Partiamo dalla vostra storia, da dove siete partiti e dove siete arrivati. Cantina Caleffi è il compendio di una visione tra quella di un business model che coniughi l'agricoltura sostenibile con una wine hospitality innovativa. Siamo partiti nel 2018, quindi abbiamo ancora solo 6 anni, ma siamo arrivati nel corso del tempo, mediante i principi dell'agricoltura sostenibile, a portare un prodotto che è stato riconosciuto ed è di eccellenza in quelli che sono i ristoranti stellati e i wine bar e le enoteche più prestigiose in tutta Europa. A fianco ai vini di base naturale con una filosofia biodinamica, abbiamo innestato quella che è un'innovativa wine experience, ovvero è un consumo e un'esperienza che compendi tutti quei principi di eleganza, ricercatezza ed esclusività per fruire il prodotto nel luogo nel quale è nato e cresciuto. Questo è punta a offrire al consumatore un servizio distintivo ed esclusivo che miri ad intaccare tutte quelle che sono le aree tra l'arte, cultura, l'arte della vinificazione e dell'enologia, per poi andare a complementare con tutti i nostri stakeholder quelle che sono le iniziative che consentano di esperire un percorso personalizzato a tutti i nostri clienti. Quali sono le nuove iniziative in ambito ESG? Per quanto riguarda la sostenibilità, abbiamo una pletora di iniziative che abbraccia gli ambiti sociali, ambientali ed economici. In particolar modo abbiamo programmi di attenzione all'ambiente e al territorio che vadano a beneficiare di tutte quelle che sono le tecnologie dell'agricoltura sostenibile per la salvaguardia delle piante e dell'ambiente, partendo dall'architettura dei nostri vigneti fino alla vinificazione con tecniche che vadano ad implementare nel minor modo possibile i trattamenti fitosanitari. Per quanto riguarda le iniziative sociali, abbiamo poi un programma di attenzione al territorio con programmi di educazione culturale sia per quanto riguarda le scuole primarie che anche istituti universitari, in particolar modo con l'istituzione del Sacro Cuore di Cremona e di Milano. Per quanto riguarda alla fine l'ambito economico, abbiamo iniziative che supportino quelli che sono gli innovatori in ambito agriculture. Tutto questo per un compendio e per lasciare una traccia in quello che è il mondo vitivinicolo ed il nostro mondo in termini di socialità, ambiente ed economia e cultura.